Gens una sumus, siamo un'unica famiglia. È il motto della Federazione Scacchistica Mondiale, la FIDE, che ben rappresenta la platea numerosa di circa 700 ragazze e ragazzi tra i 6 e i 12 anni provenienti da un'ottantina di paesi che al Paladin Martin di Montesilvano si confrontano nel campionato mondiale giovanile di scacchi. Oggi pomeriggio momento speciale per la presenza del maestro Andrea Bocelli, grande appassionato e giocatore di scacchi che ha dato il via alle partite della giornata. Io ho cominciato da ragazzino, mi sono divertito, ho passato molto tempo insomma bene, ho dei bei ricordi. Poi ho abbandonato per tanti anni e ho ricominciato grazie alla possibilità di giocare online, quindi di avere sempre un avversario possibile. Che cosa hanno in comune la musica e gli scacchi, maestro? Oh, questa è una domanda molto difficile, non lo so. Bisogna avere il coraggio anche di dire non lo so. Magari il linguaggio universale? Beh, entrambi sono. Sì, entrambi hanno un linguaggio, indubbiamente un linguaggio universale. E forse hanno anche il fatto di avere una base matematica. Nella musica occulta degli scacchi un po' meno. Ma... Parlando di musica, i suoi prossimi progetti più imminenti? È una lista lunga. Domani sono già a Budapest e due concerti a Budapest e poi vado in America e c'ho una serie di concerti là fino a Natale. La rassegna è ridata, andrà avanti fino al 27 novembre. Montesilvano da anni ospita kermesse scacchistiche internazionali ed è la seconda volta che diventa capitale mondiale giovanile, come spiega il presidente federale Luigi Maggi. Esattamente, proprio così. Questo è il secondo mondiale che noi svolgiamo, è una sede bellissima, è un paracongressi meraviglioso e cinto da una catena da catene di alberghi che danno un'eccellente ospitalità. Lo dicevamo prima con il maestro Andrea Bocelli, come la musica, il gioco degli scacchi usa un linguaggio davvero universale. Gli scacchi sono davvero uno sport e un gioco universale. Gli scacchi sono cultura, gli scacchi sono storia, gli scacchi è un piacere, sono competenze che i giovani possono acquisire per il proprio futuro, per il mondo del lavoro e per la vita. Ed è un piacere vederli giocare in tantissimi provenienti da tutte le parti del mondo, anche quelle che purtroppo sono in conflitto tra loro. Ci sono circa 80 nazioni diverse, i bambini sono fantastici, non hanno certo rivalità se non quelle date dal gioco.